Ricordatevi che sto cercando moglie, però chi sta cercando moglie realmente? Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono ATD. Per chi non lo sapesse, io sono un videomaker, fotografo e graphic designer. Ma mi scusi, lei è in servizio e sta già bevendo? Non riesco a dire di no, guarda, è più forte di me. Ah, ottimo, ottimo, direi che partiamo proprio alla grande con... È carino però questo ambiente, eh? Sono le... Sì, no. Vabbè dai, 12 e un quarto, ma l'orario dell'aperitivo, quindi... Una scorrettina leggera, non è roba pesante, dai, si può anche fare. Ma... Anzi, la vostra salute... Ottimo direi. E ragazzi, allora, benvenuti di nuovo in questo video. E allora, oggi avremo l'occasione di conoscere questo ospite che si chiama Siro Blio, per chi non lo sapesse. Siro Blio e per Signor gli amici Oblio, per gli amici Obli, per Obli. Gli amici Obli. E no, cosa volete sapere? Ma mi scusi, volete... mi tolga una curiosità, ma mi come dica. Mai questo abbigliamento molto... Ma è un po' un abbigliamento, diciamo, cioè in realtà non sapevo come vestirmi stamattina. Mi sono messo questa giacchetta qui che è un chiodo, che tra l'altro mi va anche, è un po' strettino, diciamo, questo cappello, diciamo, un po' poliziesco, magari anche un po' macchiatino qui. Però dai, mi rappresenta, perché un po' è l'abbigliamento, diciamo, quello classico della ottimo, mia vita casual. Ottimo, direi. E diciamo qualcosa di un po' dopo alternato. Nel caso ci fa uno spettacolino, ci fa. Sì, magari faccio un balletto, no, spogliarmi nudo direi di no, perché non sono un bel vedere. Poi c'ho tante formiche anche qua tatuate, che è meglio che non guardi. Infatti quella poi sarà una domanda. Che sono anche ingrassate poi, perché io essendo ingrassato anche le formiche sono ingrassate. Quindi, ottimo, ottimo, ottimo. No, però, quando ci sono i soldi, quando ci sono i soldi, anche ma diciamo che io sono un po' spezzettato, perché anche la mia personalità è un po' spezzettata, no? Non è proprio identificabile, okay. Diciamo, ma infatti, in un'unica cosa. Quindi allora, Siro Blio, quanti dischi hai fatto? Ma adesso siamo a quota 50. Praticamente sì. No, lo so che fa ridere, cioè, ho fatto miseria. Solo questo praticamente. No, cioè, però tra EP, album, cioè non è che proprio tutti i diciamo dischi, che non diciamo, ti fermi sono... mai, non vai mai in vacanza. Sì, in realtà, ecco, è un po' anche un bisogno, cioè diciamo quello di rifugiarsi un po' nella propria zona di comfort, in una specie di gabbia dorata, mettersi a scrivere, attingere un po' da questo pozzo delle anime un po' dorato. E infatti questa cosa qui a volte magari mi ha tagliato anche un po' fuori dall'esterno. Io mi rifugio, diciamo, nel mio backstage e lì produco e attingo un po' come la droga, cioè nel senso che alla fine per me guardi che lei è un poliziotto, no, infatti, non dovrebbe parlare di queste droga, cose appena sequestrata qua c'è un po' dentro, no? No, però è la mia droga, cioè mi piace stare praticamente in questo ambiente, produrre, scrivere. Però diciamo un po' questa roba qui ti inviluppa, perché ti tiene dentro a scrivere ma ti taglia fuori con l'esterno. Però mi piace, mi faccio io, sì, mi faccio io comunque le mie copertine, c'è cioè l'autoproduzione a 360 gradi. Chi ti fa i video? I video li fa questo ragazzo qua, praticamente qua vicino, beato lui che è più giovane di che sono vecchio. Quanti anni hai? 42. 42, minchia, 42 inizio. Fatti a maggio, sono toro, in cerca di moglie. E 50 dischi li hai fatti in... avevo cominciato nel 99-2000. Tra l'altro il primo disco l'ho fatto con MC Ivan. No, in realtà no, il primo disco è stato Spleen, che ho registrato praticamente nelle Marche, dalla Madama, che era un vecchio produttore, perché una volta c'era una rivista che si chiamava AL e lo contattai praticamente tramite questa rivista, e poi sono andato praticamente da lui a fare il primo album. Il secondo invece l'abbiamo fatto con MC Ivan, che saluto, con Teo. Sì, l'abbiamo registrato praticamente in una specie di... Tra l'altro in queste zone qui, una specie di scantinato praticamente, dove al posto, diciamo, dei robi fonometrici per assorbire il suono c'erano le scatolette delle uova, per dire. Oh, c'era proprio una proprio roba molto rustica, old school, antica. Old sì. School vero. Poi dopo sono andato avanti, diciamo così, un po' spinto sempre, diciamo, dal malessere, dalla voglia di scrivere, e non mi sono più fermato, cioè diciamo che ho fatto solo praticamente questo nella vita, cioè scritto poesie, scritto testi. Qual è la canzone che ha fatto più successo di tutta la tua discografia? Ma tu intendi quella che ha fatto più successo per gli altri o quella che è più successo per me?
Bella domanda. Sono io che intervisto, però. Allora, io direi che potresti parlare riguardo questo argomento in modo generale, cioè nel senso. Ma in realtà, allora, quella che mi ha rappresentato un po' più di tutte è Al Capolinea, che è quella, okay, che se vogliamo ha fatto anche un po' più di ascolti. Narra praticamente un pochino la mia storia, mm-hmm, cioè un po' il mio interno, le mie vicissitudini, le mie ambizioni, i miei sogni di gloria che poi un pochino si sono smorzati. È una sorta anche di presa di coscienza, diciamo, okay, ed è quella che ho visto che è piaciuta molto di più alle persone. Ha avuto un po' più di riscontro anche, diciamo, ottimo, non tanto su YouTube, però a livello di Spotify ha avuto un po' più di riscontro. In termini di stream, quanti parliamo? E in realtà, ma sono 34.000. Sì, dai, in realtà non è che sia tantissimo, però diciamo che a livello numerico è quella che un po' ha fatto di più, e a livello anche di legame interno è quella un po' che più mi rappresenta. Ok, di cosa parla questo brano? Ma in realtà parla un po' della mia vita, cioè nel senso del fatto comunque di puntare ad un obiettivo, è una forma di presa di coscienza, okay, cioè il fatto di puntare comunque magari a degli obiettivi, di voler fare il cantante, di voler emergere, però rendersi conto poi dal lato pratico che comunque a volte è anche un sogno un po' irrazionale, nel senso, perché a volte magari anche il mondo verso il quale noi puntiamo di arrivare, sta per cadere il braccio. Scusa. No, vabbè, per dire che magari se uno poi ci arrivasse, okay, ci fosse veramente dentro, cambia mai cambiato mano. Sì, magari in realtà, cioè, poi non sarebbe veramente quello che vorrebbe. Cioè, una volta che noi pensiamo di arrivare veramente dentro, ma poi una volta che ci siamo dentro, mm-hmm, magari perdiamo il controllo, magari non è veramente quello che... al quale noi. Okay. Insomma, però vabbè, è un pezzo un po' lento, c'è anche la presenza di un cantante, si chiama Adam in questo pezzo. Sei già ubriaco, no, raga. Io te l'ho detto, se vuoi ti faccio un piatto di pasta, almeno così ti passa l'effetto. No, sale di più, dai, senza aver mangiato. Allora, ragazzi, sì, passiamo alla prossima domanda. Ok. Allora, secondo te? Yes, sì, secondo col lampone, secondo te? Ma io sono io o sono un altro? Boh, non lo so. Sarò io, dai, penso. Sarai tu, penso, ok. Secondo Ciro Blio. Esatto. Secondo Ciro Blio, ci potrà essere una terza guerra mondiale? Una domanda un po' scottante questa. Ti aggiungo anche quest'altra cosa: se dovesse mai esserci, dove andresti? Cosa faresti? Ma e allora, chi ti porteresti? In realtà, cioè, potrebbe darsi che ci sia, potrebbe darsi, ma cavolo pa. Potrebbe essere, viste le cose, purtroppo che ci sia. Ma io andrei in Alaska, andrei in un posto molto freddo, okay, con i pinguini. Come mai? Con i pinguini, perché vuoi fare il poliziotto dei pinguini? Ah, sì, no. In realtà sì, vorrei andare a pesca col mio, diciamo, col mio peschereccio tra le foche, così. Ok. Andrei, sì, in un posto freddo, perché a me piace molto il freddo, no? Mm-hmm. Piace molto il freddo, il buio. Quindi andrei, però in realtà non la vedrei proprio semplicemente come una via di fuga. Cioè, in realtà, vabbè, secondo un po' la mia ideologia, magari una guerra a volte potrebbe essere anche necessaria. Cioè, adesso dico una cosa un po'. Nel senso, per. Secondo te, per quale motivo? Ma perché alla fine l'esistenza umana, uh-huh, è come una sinusoide di un oscilloscopio. Non so se avete presente. Cioè, il momento di bassa, il momento di alta. Sinusoide. No, me lo ricordo sto termine dalle scuole. Ho fatto telecomunicazioni all'Ipsia. Mi ricordo questo termine, sì, quando dovevi vendere i contratti della telecom, esatto, ti dicevano, esatto. No, però cioè, c'ha dei punti di bassa e poi dei punti di alta, quindi magari una guerra potrebbe essere necessaria a creare un punto di bassa in cui poi c'è l'epoca, praticamente, come la chiamano, dei boomer, cioè praticamente di tutto va verso il fiore, mm-hmm. Quindi ricrescono le cose, rinasce un nuovo mondo, una nuova terra. Purtroppo è brutto dirlo, a discapito degli esseri umani, cioè nel senso. Però in realtà non ha sempre, secondo me, un'accezione negativa, al di là proprio delle morti, del comunque mi cagherei in mano, ho paura. Se non dovesse, cioè, mai succedere, sarebbe molto meglio. Però andrei in un luogo, praticamente, tendenzialmente l'idea è quella di andare verso l'eliminazione, cioè non l'accumulo, andare
Vivere questa eliminazione. Sì, vivere praticamente con poco, no? Perché poi fondamentalmente i bisogni dell'essere umano sono molto, molto relativi, no? Ok. E quindi tenterei comunque di condurre un'esistenza un po' più zen, cioè nel senso, quindi okay, invece che andare magari verso la direzione dell'accumulo, l'aggregazione, in poche parole, esatto, mi creerei praticamente la mia fattoria, okay, con le mie quattro capre, la marmellata, no, oppure magari qualche, magari vicino a un ruscello, fare le marmellate, okay, prendere il latte dalle tette delle capre, insomma, perché, vivere perché a te piacciono tanto. Le tette sì, piacciono. Bisogna vedere se sono quelle dei maschi o quelle delle tette. Anche i maschi hanno le tette, qua io infatti ce le ho, a momenti mi sta venendo fuori praticamente. Oltre alle formiche che sono ingrassate, c'ho anche le tette piene di latte. No, e infatti le formiche stanno ingrassando per quello. Esatto, esatto, perché sta mangiando il latte delle mie tette. Ma quante cazzate stiamo dicendo? No, vabbè, beviamoci su, dai. Beh, beviamoci, salute. Dio, salute al lampone. No problema. Madonna, ragazzi. Perché, ragazzi, voi dovete capire che. No, comunque scherzo, Siroblio vuole fare un annuncio. Sta cercando. Carità, io sto cercando moglie. Sto cercando moglie. Quindi a tutte le ascoltatrici all'ascolto, ricordatevi che sto cercando moglie. Però chi sta cercando moglie realmente? Un po' Siroblio, come dire. O Leonardo. Esatto, o Leonardo, no? Perché senza Leonardo, hanno sbagliato per tutta la. Ma nell'anagrafe, all'anagrafe è come. Cazzo, hai visto che è arrivato Vabbè, vai tranquillo. All'anagrafe Leonardo. No, è Leonardo all'anagrafe. Infatti, per tutta la vita hanno sbagliato a scriverlo anche in tanti documenti. Scrivevano sempre Leonardo, però mi chiamarono praticamente Leonardo. Per non sbagliare, ti chiamo Leo. In realtà c'è un motivo, però è troppo lungo raccontarlo in questa intervista. Okay. In realtà è anche un motivo felice. No, vabbè, non diciamolo. Dai. Lo teniamo per la prossima intervista, futura intervista. Comunque sì, cercherei moglie. Cioè, quindi fatevi avanti, anche perché. Mettiamo sotto la richiesta, la facciamo i moduli di contatto qui sotto, esatto. Trovate il link con... Però ricordatevi che volevo dirvi che quando vi sposate, in realtà voi pensate di sposarvi fra due persone, uomo e donna, ma in realtà ogni persona all'interno di se stessa ha più ha più sfumature, personalità, più alter ego. Quindi quando uno si sposa, si sta sposando veramente con una persona o con 15 persone? State attenti a questa cosa. Volevo dire. Allora ci lasci nel mistero, con questa tua perla. Perché in realtà io sono, cioè in realtà vabbè, cercherei, però sono convinto che la razza umana è più poligama, siamo tutti poliamore e magari ci costringiamo a stare. Io sono etero, mi piacciono le donne. No, sono etero anch'io, sono stato in qualche locale anche misto a volte. Ma vestito così. No, esatto, vestito così proprio. Però ero stato al Black Hole a Milano. Black Hole. Mi avevano portato in Viale Umbria, via Cena, quelle zone lì. Via Cena, no? Hai fatto il pacco quella sera? Hai fatto il pacco? No, in realtà mi ero seduto praticamente, poi è arrivato un ragazzo omosessuale che mi ha chiesto se avevo mai desiderato baciare il mio migliore amico. E io, nel senso, gli ho detto di no, sinceramente. Lui mi ha detto: vuoi provare a venire con me in bagno che sperimentiamo? Io gli ho detto, direi che la tagliamo questa parte. Dai, direi che la tagliamo questa parte. Non è volgare, dai, non è volgare, non ho detto niente di. Mi sa che dovrò tagliare tante cose in questa intervista, ragazzi. No, dai, teniamole alcune. Per chiudere questa fantastica e bellissima intervista. Allora, Leo, è stato un onore averti qui. No, grazie veramente. È stato un onore, è stato un piacere. E per concludere questa intervista, sì, ci saranno delle nuove uscite. Ci sei? Ci saranno delle nuove uscite che vuoi anticipare? Sì, ma allora, in realtà sì, in realtà ci sono sempre uscite, non so come dire. Io adesso vabbè, ho preparato non uscite tue che uscite di nuova musica. Usciamo a ecco, bisogna specificare qualche. No, vabbè, ho fatto una specie di EP dove ho raccolto i pezzi che ho fatto con la mia collega Elisa Moranda, cercatela. Che salutiamo. Ciao Eli. Uscirà il 1 novembre. E poi dopo ho fatto un nuovo video girato da te che si chiama Dreamville, guardatelo su YouTube se volete.
volete. Vi lascio questo. Poi in realtà guardate, perché mica ho fatto un botto di roba, perché ogni tanto faccio dischi, dei ragazzi, 50 dischi. Ho fatto anche una specie di remake di un album praticamente del 2014 che si chiama Cracker Flow. Okay. Pezzi un po' particolari, poi ho fatto tante cose. Cercate comunque Siro Blio, cercatelo dappertutto. Sto Siro Blio. Cercate Siro Blio e troverete, insomma, del materiale. Ottimo. Quello che vi può più piacere, sposatelo. In realtà io ho fatto un po' di aggressivo, un po' di dolce, un po' di arrabbiato, un po' di riflessi, un po' di tutto. Ma in conclusione, uscirà qualcosa o non uscirà? Ma in realtà, ma no, dai. Non facciamo più uscire niente. No, sono uscite queste cose, però non sveliamo i progetti futuri. Però se mi seguite, qualcosa esce sempre. Ottimo, ragazzi. Vedere da che buco esce. Allora, per concludere, la bocca. No, per concludere questa intervista, allora, ragazzi, quindi trovate Siro Blio sui vari canali, sì, diciamo, Instagram. Allora, cioè, no, Instagram no, è l'unica cosa che proprio no, cercatemi su Google, per dire, okay. Magari anche per quelli un po' più anziani, mm-hmm, che non sono molto avvezzi con tutti i social. Su Google comunque escono tante cose. Ho Bandcamp, che è un canale che funziona Bandcamp molto, è un portale dove ho caricato, okay, tutti i miei dischi. Rockit, poi c'è YouTube, Spotify, e cercate Siro Blio. Cercate, se riuscite a cercate scrivere, ragazzi, perché cercate. A volte magari qualcuno fa anche. Detto questo, ragazzi, allora, se vi è piaciuta l'intervista e il video, lasciate un like, iscrivetevi al canale. A me. A me mi, non si a può me, dire. A me non si, a me non si, a me non si può dire. Allora, mi trovate su Instagram come im.att.director e sono io. Sono io. Sei tu comunque. Iscrivetevi al canale. E detto questo, ragazzi, ci vediamo con il prossimo video. Il prossimo ospite. Al prossimo video, al prossimo uomo, alla prossima donna. Ottimo, ottimo, ragazzi. Ottimo. Ciao, ragazzi.